abbiamo il tutorial più votato per le parti di basso, ovvero Coraline. Allora, di per sé il giro non è difficile. Ciò che è difficile è ricordare tutte le variazioni di ogni giro, che sono tutte diverse. Quindi anch'io di fatto non l'ho imparata a memoria. Semplicemente vi insegnerò queste variazioni andando ad ascoltare giro per giro, di volta in volta, quindi passo dopo passo, perché sono tantissime. Ma perché non le ho imparate? Perché secondo me in realtà non sono importanti, nel senso che si sente palesemente, cioè la stessa Vittoria nei live non farà esattamente quelle variazioni, perché sono tipiche di chi improvvisa qualcosa nel momento in cui il giro è sempre. Ci sa che poi fai delle robe, no? Di questo tipo. Per non annoiarti, perché comunque il ruolo del bassista è sempre stato denigrato, perché fa sempre, no, le sue notine. Quindi ci sta che a un certo punto ti inventi. Il punto è che si è proprio, penso, inventata queste cose in registrazione. Noi le vediamo per chi volesse fare una cover estremamente affidabile. Allora, il basso attacca il ritornello e la variazione di quel giro, per fortuna, è abbastanza determinante, quindi la si ricorda facilmente perché inizia così e attacca. Quindi seconda corda, ottavo tasto, settimo e quinto da tenere in considerazione, e facciamo 8, 7, 5, 7, 8, 7, 5 e poi 5 della terza corda. In questo modo. Qua inizia quindi il giro, praticamente fa le toniche degli accordi, e gli accordi sono appunto Re, quindi quinto tasto, terza corda, La, quinto tasto, quarta corda, quindi Si bemolle, sesto tasto, quarta corda, Sol, terzo tasto, quarta corda. Questo è il giro del ritornello. Adesso vediamo tutte le variazioni. Quindi la prima è di fatto quella in cui attacca. Si inizia così. Seconda variazione. Questa cosa qua, quindi. Siamo tutto sulla terza corda, quindi vi dico i numeri. 0, 3, qui 5, 7, 5. Fate due colpi e partite con la variazione. Terza variazione. Questa cosa qua, quindi sempre due sul Sol, quindi la variazione inizia sempre nello stesso momento e si va sul quinto della seconda, ottavo della terza, settimo della terza. E si ricomincia il giro. Gli altri due giri di ritornello sono senza variazioni. Allora, qua perché la sto ascoltando nel frattempo, è un casino. Allora, praticamente solo il primo giro dello special contiene queste variazioni. Poi dopo cambia e ci saranno tipo 8 giri, ragazzi. Quindi vediamo questo primo giro, dopodiché nulla vi vieta di applicare le stesse variazioni su tutti i giri. Ad ogni modo, quindi quinto tasto, terza corda. Gli accordi sono questi, allora. Re, quinto tasto, terza corda. Do, terzo tasto, quinta corda. La, quinto tasto, quarta corda, Si bemolle, sesto tasto, quarta corda e Do, però sul ottavo tasto della quarta corda. Variazioni. Quindi, seconda corda, settimo, quinto, terza corda, ottavo e settimo. Altra variazione. Quindi seconda corda, settimo tasto, ottavo, settimo. Siamo sulla terza corda, ottavo, settimo.
ottavo della quarta, poi, quindi Si bemolle, sesto tasto della quarta corda, e poi settimo, ottavo della terza, poi andiamo sul Do e come variazione facciamo sempre sulla terza corda, ottavo e decimo, quindi settimo, ottavo, decimo. Altro giro, altra corsa, re, variazione, settimo tasto della terza corda, ottavo, ottavo. Sul Do, variazione, quindi quinto tasto, seconda corda, terza corda, ottavo e settimo. Quindi terzo, seconda, ottavo, ottavo, settimo della terza corda. Quindi vi dico accordo e variazione. Sul La, la variazione è terza corda, ottavo, tasto, settimo, settimo. Quindi anche lì non è che sia tutta sta cosa, però intanto. E poi qua non c'è variazione. Terzo giro, potrebbe essere più facile ricordare perché le note sono lente. In che senso? Sul Re si fa questo. Quindi quinto tasto della seconda e settimo. Sul Do si fa la stessa cosa, però settimo tasto, ottavo. Sul La siamo sempre lì, solo scandito con una ritmica diversa, però siamo sempre sull'ottavo e settimo tasto, e di nuovo senza variazioni. Arriviamo a quando parte la batteria, non mi ricordo neanche più a che giri siamo. Siamo sul Re, abbiamo una ritmica un po' più incalzante, però la variazione è sempre seconda corda, settimo tasto, quinto e poi ottavo della terza corda. Sul Do, sempre qui siamo, quindi seconda corda, settimo, ottavo tasto. Qua sul La uguale a una variazione che abbiamo già visto, quindi terza corda, ottavo, settimo e ottavo della quarta. Si bemolle Do senza variazioni, quindi sempre così. Altro giro sul Re, c'è questa variazione, quindi sempre sulla quinta corda, settimo tasto, ottavo, in questo modo. Quindi settimo, ottavo, ottavo, siamo sul Do, molto poco anche qui di variazione, quindi quinto tasto, seconda e ottavo, terza, due volte, di nuovo sul La in questo modo, quindi settimo, ottavo, ottavo, quindi come vedete a volte così, a volte così, siamo sempre lì, quindi anche qui Si bemolle Do senza variazioni, poi ragazzi ho un po' di gioia perché siamo già al ritornello. Bene, allora il primo giro è sempre accordi e basta, quindi senza variazioni. Il secondo giro invece, anzi, c'è la variazione che abbiamo visto all'inizio, cioè proprio la primissima. Quindi quando arrivate al Si bemolle non fate più il Sol, ma fate questa variazione che abbiamo già visto. Quindi terzo giro la variazione è dopo il Sol. E fate questo, quindi quinto tasto seconda, ottavo della terza, quinto della terza, hammer-on sul settimo della terza. E poi si ricomincia, quarto giro. Ok. Quindi tutto uguale fino al Si bemolle. Non si fa il Sol, ma si fa questa cosa qua, quindi ottavo tasto della terza corda, due volte, ottavo della quarta, settimo della terza. E poi inizia l'assolo. Nell'assolo cosa fa il basso? Vediamolo. La prima variazione è quella che abbiamo visto prima.
questa cosa qua. Secondo giro della sol, la variazione sul La, quindi questa cosa qua, quindi settimo tasto e quinto della terza corda, della seconda corda, settimo e quinto. Dopo quanto arriva? Dopo quattro colpi del La, diciamo. Poi si torna qua ed è tutto uguale senza variazioni. Terzo giro senza variazioni, anche qui una piccola gioia. A posto, cioè, perché poi l'ultimo giro sono le ultime tre note anche della chitarra, della solo, quindi arrivate al Si bemolle, non fate il Sol, ma fate sulla terza corda ottavo, settimo e quinto. E poi ricomincia l'intro, però dove c'è solo chitarra. Quindi, beh, dai, pensavo peggio alla fine. Il mio consiglio ovviamente è fate le variazioni che vi ricordate, perché se ve le ricordate vuol dire che si notano e quindi sono importanti. Quindi questo è tutto, vi avevo detto che ne avrei fatti solo due per quanto riguarda le parti di basso, perché come avete visto è molto complicato indovinare ad orecchio queste parti. E poi concludo dicendo che, ragazzi, inizia a fare caldissimo, come vedete questa sarà la mia situazione di qui fino a probabilmente ottobre del prossimo anno. Per questo purtroppo, per quanto riguarda i tutorial, devo interrompere o non ne farò più così tanti, perché alla difficoltà già dell'imparare ad orecchio una canzone si aggiunge il fatto che suderò le mani ogni 2 secondi. Io ho questo problema dalla nascita, che cioè, perché no, già è difficile così. Si aggiunge alle difficoltà che già un musicista dovrebbe avere, ovvero fare il suo, farlo bene, pulizia del suono, eccetera. Qualcuno mi ha iniziato a chiedere dei tutorial da una parte, molto classici, tipo Paradise City. Ora, oltre al fatto che ci sono già 1000 tutorial, io ho semplicemente risposto: non ne sono ancora all'altezza. E qualcuno mi ha scritto: ma è facilissimo, dai, è facilissimo. Ragazzi, quando io faccio un tutorial lo faccio completo. Se dico che non ne sono all'altezza è perché non so fare anche la solo finale, che è un casino. Anche se so fare tutto il resto, non posso mettermi a fare un tutorial se non so anche la solo finale. Io sono così. Dall'altra parte, tutorial assolutamente di nicchia, che guarderebbero in 3 o 4, cioè tipo Amandoti, la versione dei Maneskin che hanno portato a Sanremo. Ragazzi, se mi metto a fare pure questi tutorial, io non vivo più. Perché già con questi, se arriviamo a 1000 è tantissimo di visualizzazioni. E con tutto il lavoro che c'è dietro, insomma, bisogna bilanciare i pro e i contro di tutto ciò. Detto questo, l'intrattenimento sul mio canale sarà garantito assolutamente, perché se siete riusciti a intrattenervi con dei tutorial, io penso che con tutto il resto che pubblicherò non ci saranno problemi. Ad ogni modo, sono scelte, dovete considerare che tendenzialmente non faccio solo questo nella vita, quindi insomma siate comprensivi. Se mi arriva un arrangiamento da fare, io mi dedico esclusivamente all'arrangiamento per il cliente, perché non è che posso permettermi di perdere tempo laddove ci sia un lavoro, perché lì stiamo parlando di lavoro vero e proprio. Niente, ci si vede prossimamente, anzi probabilmente domani, con una cover molto molto particolare, dove ho fatto scendere in campo il mio VST che ho ottenuto campionando un tubo di patatine. Farà da percussione per una canzone molto estiva, salsa cubana, ma molto anche antica, perché parliamo degli anni 80, parliamo di Madonna, parliamo della Isla Bonita, che volevo coverizzare da tantissimo tempo. Finalmente ho trovato gli strumenti in tutti i sensi per farlo. Video playback che è esclusivamente per mettere lì un video, perché se ci fosse solo l'audio non lo guarderebbe nessuno, però ascoltate, perché è quello che conta. E quindi ci si vede.